Ciao ragazzi e bentrovati. Allora, eccoci con la seconda parte che riguarda il progetto del generatore eolico. Allora, per chi si fosse perso la prima parte, cliccate qua sopra per vedere come costruire appunto il generatore eolico. Mentre in questo video vi spiegherò come finire tutto l'impianto elettrico per avere energia gratis. Allora, in questo caso io ho voluto installare tutto l'impianto nel mio box, nel mio laboratorio, per appunto alimentare il più possibile quello che ho all'interno del box. Allora, le riprese le sto facendo con le tre lampade che uso per l'illuminazione attaccate direttamente all'inverter, e quindi l'impianto è già funzionante. Bene, comunque nel video vi farò vedere che il tutto non è un fake, ma la cosa è reale, quindi l'impianto funziona. Vi farò vedere che farò anche girare un flessibile e un trapano per appunto installare anche un estintore di sicurezza che ho appunto messo in laboratorio. Bene, adesso chiaramente per questo progetto ho affiancato al generatore eolico anche un pannello solare da 100 watt, perché come ho detto nel video del generatore eolico, nella mia zona purtroppo c'è poco vento e quindi il generatore non rende come dovrebbe, mentre in una zona con molto vento farebbe sicuramente il suo dovere. Ok, quindi andiamo a vedere come ho assemblato il tutto e buona visione. Ciao ragazzi. Due parole per quanto riguarda il pannello solare che affiancherò al generatore eolico. Allora, il pannello solare, il regolatore di tensione e la batteria, l'accumulatore, probabilmente farò una recensione più avanti, cioè subito dopo questo video, per illustrarveli un po' meglio. Adesso ve lo dico in poche parole, perché mi sono trovato bene e quindi voglio consigliarvi. Bene, adesso vi dico in poche parole, questi sono due pannelli 50x70, allora è una valigetta più o meno di 15 kg ed eroga 100 watt in tutto. Bene, allora l'ultima modifica prima di installare tutto sul tetto al generatore eolico. Come vi ho detto nel video del generatore, nel tutorial, questo produce corrente alternata, questo riduttore produce corrente alternata, quindi la dobbiamo raddrizzare con un ponte raddrizzatore. Adesso io ho già saldato tutto, ho messo un raddrizzatore da 600 volt 6 ampere, che è più che sufficiente. Il più e il meno vanno attaccati insieme ai pannelli, che poi con due cavi andremo direttamente al regolatore di tensione, mentre i due AC vanno al nostro generatore. Adesso lo cablo, lo attacco, adesso con un po' di nastro vado ad isolare e poi lo innesto. Ok, ho isolato con del nastro il tutto e adesso vado a inserirlo. Prepariamo il cavo già pronto per il cablaggio. Prendiamo la spela cavi fai da te. Ok, siamo pronti per cablare. Allora ragazzi, sono sul tetto del box per collegare il pannello che vi ho fatto vedere prima. Allora, questo è il cavo che esce dal generatore eolico. Questi sono i due cavi che andranno al regolatore di tensione, che poi vi farò vedere. Adesso vado a collegare tutti i due pannelli e il generatore eolico. Non ho voluto collegarli al regolatore di tensione del pannello perché qua non c'è la carica della batteria. Ok, tutto collegato, questi sono i cavi che vanno direttamente al regolatore di tensione, adesso li posizioniamo. Ok, eccoci qua, tutto posizionato. Ora, come vedete, adesso il generatore eolico gira al minimo,
allora girando così ve lo dico già, non produce nulla, saranno 1-2 volt, e quindi è per questo che ho voluto aggiungere un pannello, perché io qua sono circondato da piante, come vedete, e il vento purtroppo è minimo, e quindi ho voluto aggiungere un pannello che mi garantisce più o meno la ricarica della batteria sempre. Diciamo che il generatore eolico è supplementare. Allora, adesso andrò a collegare i due cavi più e meno che arrivano da fotovoltaico e dal generatore eolico, qua dove c'è scritto fotovoltaico. Allora mi raccomando, state sempre attenti perché, come vedete, qua c'è la tensione. Adesso qui collegherò i due cavi che vanno alla batteria, più e meno, e poi dalla batteria andrò all'inverter. Adesso voglio fare un ulteriore test e mettere un flessibile da 900 watt. Questo è, adesso non si vede molto bene, comunque vi assicuro che sono 900 watt, è un metavo, quindi è un flessibile abbastanza forte. Ok, allora posizionerò tutto qua, inverter e batteria. Allora, visto che lo scaffale è di ferro, ho messo un pannello di legno per isolare un po' il tutto. Ok. Allora vado a bloccare l'inverter con queste belle viti autofilettanti che mi ha regalato l'amico Lorenzo, e sono fantastiche. Ora fissiamo il regolatore di tensione. Adesso proviamo a collegare l'inverter. Devo andare a comprare dei morsetti e comunque poi vedremo per bloccare cavi dell'inverter. Adesso li colleghiamo così, provvisori, per vedere se va tutto bene. La luce verde, la carica della batteria è ancora buona, due prese succo dove andrò a attaccare il mio banchetto da lavoro. Adesso qua ci sono tutti i cavi che arrivano dal arrotolati, un po' dei morsetti e un po' che arrivano dal pannello e dal generatore. Vi assicuro che qua dietro non ci sono spine. Allora, questo video non è un fake, quindi vi assicuro che tutto quello che vi sto facendo vedere è reale. Quindi adesso vi faccio vedere ad allacciare un po' di piccoli alimentatori. Bene ragazzi, allora adesso con una prolunga che va a questa ciabatta del tavolo pieghevole, vi faccio vedere ad installare un po' di cose. Allora io sto già caricando il cellulare in carica, poi ho acceso anche il ventilatore perché veramente qua nel box d'estate è un inferno. Adesso accenderò anche la lampada. Qua la lampada, poi voglio farvi vedere che accendo anche la radio. E volendo posso ora. Bellissimo. Allora, voglio farvi vedere, c'è ancora una spina
volendo posso attaccare ancora qualcosa. Come chiaramente per usare un flessibile, un trapano, come vi farò vedere di seguito, userò un trapano per eseguire dei fori per installare questo estintore. Ok ragazzi, adesso facciamo una prova. Devo forare per montare un estintore di sicurezza. Allora, questo è un trapano da 550 watt e adesso proviamo a fare due fori nel muro per vedere se l'impianto tiene e mi fa lavorare. Ok, prima inserisco una lampada per avere un po' di luce, inserisco il trapano, sto inserendo tutto nell'inverter e andiamo a forare. Direi che va benissimo. Bene ragazzi, adesso vi faccio vedere un taglio con il flessibile. Allora, mi attacco alla ciabatta del tavolo pieghevole dove ho comunque collegato l'inverter. Allora, per usare chiaramente un utensile del genere da 900 watt, chiaramente dobbiamo staccare tutti i piccoli alimentatori, visto che l'inverter è da 1000 watt, quindi mi sembra logico staccare tutto il resto. Ora vi assicuro che è collegato all'inverter e adesso andiamo a fare qualche taglio per vedere se tiene comunque, se mantiene il lavoro. Come vedete, il flessibile fa il suo dovere e quindi direi che l'impianto è molto conveniente a lungo andare, chiaramente. Bene ragazzi, spero che il progetto vi sia piaciuto. Allora, finalmente sono riuscito a finire da questa seconda parte di questo progetto. Mi raccomando, condividete per far vedere il mio progetto se vi è piaciuto e lasciatemi la vostra opinione nei commenti. Allora, seguitemi sui social che trovate in descrizione, come vi dico sempre, iscrivetevi a Fai da Te Universale per postare i vostri video e le foto dei vostri progetti. Ok, grazie a tutti e ci vediamo al prossimo progetto. Ciao ragazzi!